Buonasera a tutti, in questo video vi mostrerò come smontare il fanale posteriore della Lancia Y 2012. Come prima cosa dovrete svitare con un cacciavite a stella queste due viti. A questo punto il faro sarà fissato alla carrozzeria semplicemente con tre incastri, uno posizionato qui e rivolto verso l'anteriore ed altri due sempre posizionati verso l'anteriore in questa posizione. Per rimuovere il fanale sarà sufficiente tirare verso il posteriore dell'auto, appunto per sganciare questi tre attacchi. Ecco come si presentano i tre attacchi di cui vi parlavo. Uno, due, che vanno incastrati dentro questi fori sulla carrozzeria, e il terzo, che è un dentino, un attimo che ve lo alzo, dovreste riuscire a vederlo, un dentino. Ok, eccolo qua, che va sempre incastrato all'interno di questa, chiamiamola feritoia. A questo punto, se dovete sganciare semplicemente il fanale per sostituirlo in caso di incidente o di rottura, vi basterà sganciare quella clip del connettore, questa dove entrano i fili, e potete sfilare lo spinotto dalla parte dove c'è la guarnizione verde, tirando verso l'indietro. Se invece dovete semplicemente sostituire delle lampadine, questa, un attimo che ve lo appoggio che vi faccio vedere meglio, questo dovrebbe essere lo stop e questa la freccia. Per svitarle vi faccio vedere, prendetele con pollice e indice e svitate in senso antiorario. Questa vedete la freccia. Ora andremo a togliere lo stop. Con la stessa procedura, un pochino più duro questo. Ecco fatto. Buon lavoro.